Signori, benvenuti al mega concorso a cattedra per il personale docente della scuola. Poco più di 1000 posti, ma oltre 100.000 persone aspettano con ansia fuori dal quel portone. Ne rimarranno pochissime, perché la prova finale è... la roulette russa. Ma per favore, piuttosto, fuori abbiamo migliaia di candidati e dentro solo lei, come mai? Ho chiuso il portone a chiave entrando. Allora, giovanotto, io sono il commissario e ora le farò una serie di precise domande alle quali lei risponderà. Non sono stato io. Ora le faccio un test di letteratura straniera. O risponde bene o la sbatto allo zoo a fare didattica in presenza ai leoni. In presenza. Chi ha scritto Pride and Prejudice? Gli U2. Cosa ha fatto Lorca? Ha mangiato la foca. No, parlo di Garcia, sai chi era? Il sergente. Da una parte Mann e dall'altra? I Pied. Chi ha imbastito l'Orlando Furioso non ha fatto il CID. Come si chiama questa? Omissione di soccorso. E perché l'Orlando era furioso? Non trovava parcheggio. Andiamo sulla letteratura straniera. Per cosa è famosa Emily Bronte? Per i pistacchi. Dimmene due che affiancheresti a Dan Brown. Dan Black, Dan Yellow. E con Cervantes? Non ne mangios. Cosa viene dopo S? T. Austin? Power. È tipico del vate. Si incanta lo sciacquone. Allora, ragazzo, tu di letteratura non ne sai una ming, ma com'è che ti sei presentato? Eh beh, fino alla lavatrice. Molto piacere, ma sarò costretto a sbatterla fuori se non risponderà alle domande della seconda materia d'esame, che è storia, no? Che fuori, è grande. Cioè? L'ha detto lei, che storia, no? Il secolo dei lumi ha innescato la rivoluzione industriale spostando le popolazioni dalle campagne alle città. Così, mentre in Inghilterra il sovrano regnava, in Francia Rousseau... russava. Sì, e in Russia lo zar... zarrava. E re Umberto... filava. Umberto filava... e filava, filava... Cosa sai dirmi di Luigi XVI? Che è un bel tavolino. Cosa ha frenato gli ideali dell'illuminismo? Il canone in bolletta. Fammi un esempio di restaurazione. La faccia della Santa Anche. Chi ha ordinato di prendere la Bastiglia? Il medico di base. Liberté, égalité e... Mercedes classe E. Churchill, Roosevelt e Stalin sono schierati da una parte. Chi hanno di fronte? Zoff, Cabrini e Tardelli. Mi è uscito Tabrini, ma non c'era Tabrini, c'era Tardelli e Cabrini. Hanno fatto un figlio e l'hanno chiamato Tabrini. Non ci siamo. Come sei messo con la preistoria? Ma me la clavo. Ma per favore, ascolti, lei non sa un tubo di niente, oltretutto si presenta al concorso in tuta da ginnastica. Ma cosa pensava di fare? Il bidello. E poi ho letto prima che lei non ha superato gli iscritti, quindi come ha fatto ad essere qua agli orali? Col ripescaggio. Col ripescaggio? Facciamo così, ultima possibilità. Almeno sai tutto di Napoleone? Una buona parte, dai. Fuori. Ciao a tutti! Grazie! Come state? Come state?
Bravi, bene, noi siamo molto contenti di essere qua perché sappiamo che gli spettatori di Comedy Central sono sempre un pubblico speciale, tra loro ci sono tanti spettatori anche un po' esigenti, ma sempre attenti, curiosi, preparati. Peccato che stasera non siamo potuti venire. Ci siete voi e voi da casa, noi siamo qua, questo è lo spettacolo di Pino e gli Anticorpi, cioè una parata di personaggi un po' particolari, un po'... ma non è soltanto qua per ridere che siamo, per farvi ridere più che altro. Abbiamo adesso un momento spirituale, io vi presento un personaggio che vi svolterà questo periodo di preparazione alle feste. Ora ve lo chiamo, un grande applauso, signore e signori, per Don Gabbeccia! Alleluia, alleluia, alleluia! Don Gabbeccia! Alleluia, alleluia, dai, mi dice, dai, everybody, dai! Mi dice, dai, tu sei la mia vita, dai, con gli accendini, ma dai! Accendini, Don Gabbeccia, semmai cellulari! Con i cellulari, dai! La vedo un po' in difficoltà, cosa è successo oggi? Oggi ho celebrato 25 messe. Addirittura. Ho una sbronza addosso. E come mai? E pane e vino, dai bella. È esagerato, Don Gabbeccia, però guardi quante persone sono venute ad ascoltare la sua parola. Cosa vuole dire a queste pecorelle? Beh. No, ma non in quel senso. Beh. Non in quel senso. Dai. Agitazione! Agitazione, guardi. Lo vedo, sono delle sagome. Sono delle sagome, sì. Sono delle sagome. Allora, Don Gabbeccia, perché non ci racconta qualcosa del cosa c'è? Chi c'è? E Gesù prese il pane, lo versò. Poi prese il vino, lo spezzò. E dice, però, in che ristorante mi avete portato che c'è il vino spalmabile? Chi ha prenotato? Giuda. C'era da immaginarselo. E Gesù camminava nel deserto. Cos'è questo? Gesù che cammina nel deserto. Lo rappresenta Don Gabbeccia, capito? E Gesù camminava nel deserto. Sì, però poi a un certo punto... A un certo punto si ferma e dice... mi son perso. Ma come mi son perso? Non c'era un cartello a spararlo. Ma se è il deserto, che cartello c'è nel deserto? Metteteli, poi nel caso li spariamo noi. Eh beh, certo, certo. E Gesù camminava nel deserto. Di nuovo. Aveva ritrovato la strada. A un certo punto, dentro a un cespuglio, vede Simon Pietro. E cosa stava facendo dentro il cespuglio? Non è dato sapere. Pietro vede Gesù, Gesù vede Pietro e Gesù inizia a correre. A manetta? Veloce. Pietro esce dal cespuglio e gli corre appresso. E Pietro fatica. E Gesù correndo. E Pietro appresso. È spompato Pietro. E non ce la fa più. E Gesù correndo. Sì. E Pietro appresso. E Pietro appresso, sì. Arrivano davanti al portone di un tempio. Vai. Arriva Gesù lanciatissimo. A me sembra lentissimo. È in stop motion. Ah. Pietro staccato 50 metri. Scoppiando. Arriva Gesù davanti al portone del tempio. Tana, salvi tutti! Ah no, ma stavano giocando a nascondi. Ma per favore, dai, Don Gabbeccia, su. Ma chi è che sta fissando da prima, tra l'altro? Scusi, ma c'è un tipo in prima fila qua. Sì? Quello è posseduto.
No, quello è una sagoma. Quello a fianco. Ah, è posseduto. Quello che si muove un po' di più, quello. Ah, che accenna dei movimenti, dice. Quello è posseduto. Posseduto. Sì. Posseduto da un'entità demoniaca. No. Ho visto anche delle ragazze prima in quella zona. Possedute? No, però andrebbero, eh. Don Gabbeccia. Per favore, perché... Perché invece non ci racconta un classico? E Gesù dice a Simon Pietro: Pietro, prima che il gallo canti, sparalo. Vabbè, che non canta più. Ma è sicuro? C'è scritto così in the Bible. In the Bible. In the big Bible. Ascolti, perché invece non ci racconta una parabola? E Gesù prese la parabola, la piazzò e disse: non si vede Sky. Ma cosa gliene importava? Che aveva una partita importante, c'era Gerusalemme contro Tel Aviv. Ma che ci gioca nel Tel Aviv? Gente forte. Beh, scusate, adesso io devo proprio andare, ma c'è un impegno importante. Certo, Don Gabbeccia ha degli impegni istituzionali nella sua diocesi. Più familiare, un impegno familiare. La famiglia della parrocchia organizza dei convegni, Don Gabbeccia. C'è il bambino. No? C'è quei bambini, Don Gabbeccia li porta al catechismo. C'è mio figlio, lo porto a casa che è tardi. Suo figlio? Oh. Don Gabbeccia, ma sta scherzando? Ha un figlio, ma l'ha riconosciuto? No, difatti, l'altro giorno ho sbagliato, ne ho preso un altro. Non l'avevo riconosciuto lì per lì, cambiano continuamente questi. Ma non in quel senso, guardi che la Chiesa non permette ai sacerdoti di avere figli. Ma da quando? Da sempre. Non mi avevano detto niente a me. Ma come? Non gliel'hanno detto quando ha fatto la scuola? Io ho fatto l'agraria. Ah, e si capiscono tante cose. Vabbè, allora vado via. Va bene, allora... Non dite niente a nessuno, io vado via. Rimane tra noi. Allora, grazie Don Gabbeccia e che il Signore l'accompagni. Non c'è bisogno, sono venuto in macchina mia. Ah. Arrivederci. Don Gabbeccia! Poi al termine della registrazione, se qualcuno vuole fare due chiacchiere con Don Gabbeccia che sente di dover dire i suoi... Loro, va bene, allora dopo glielo dico. Nel frattempo noi vorremmo andare avanti, ma purtroppo ci hanno avvisato che c'è un problema. Qualcuno tra voi del pubblico è venuto a vedere questo spettacolo, questa registrazione, ma ha lasciato il figlio da solo a casa. Chi è stato? Non confessa nessuno, allora noi facciamo una telefonata e vediamo cosa succede. Questo momento è una citazione di un pezzo veramente antico che dopo vi racconto cos'è. Attenzione, telefonate. Pronto? Pronto? Ciao! Ciao, bambino! Ciao! 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 Come ti chiami? Ciao! Sì, ciao! Ciao! Ma come ti chiami? Ciao! Ma come ti chiami? Mi chiamo Ciao, sono cinese! Allora ciao, ciao! Ciao, ciao! Senti, ciao, mi passeresti il babbo, il papà? Papà non c'è. Ecco, il papà non c'è. E dov'è? È uscito quando è entrata mamma. E allora passami la mamma. Mamma non c'è. Ma come, non c'è neanche la mamma, e dov'è? È uscita quando è entrata nonna. E allora passami la nonna. Nonna non c'è. Ma come, non c'è neanche la nonna, e dov'è? È uscita quando sono entrato io. Ma questa, ma che casa è? Non è la casa, è il bagno. Allora, questo era un estratto adattato di un pezzo, pensate un po', di Walter Chiari del 1950. Un classico che ancora oggi funziona, come adesso vi presentiamo invece un classico di Pino e gli Anticorpi con due personaggi, un padrone di un cane, questo pezzo si svolge in un parco. Ecco qua, si è spento l'uomo che si è dato fuoco. Aveva finito la benzina. Tromba marina per un quarto d'ora.
dilettante. In 500 contro un albero, tutti morti. Un albero grande, dove vai? Sì. Poi dico, a non vederlo in uno, a non vederlo in due, ma in 500 c'è una maratona di coglioni era. Vedesi auto, telefonare a Orepasti, chiedere di Franco. L'auto in questione è urtata, strisciata e un po' ammaccata. Ma già tranquillo, Fra, che già non ti caga nessuno. Ecco qua. Cercasi esperto in bioinformatica con solide basi di ingegneria genetica, ambientale, civile e costruzioni. Laureato in dattilografia e meccanica termonucleare. Esperto in anatomia, patologia ed entomologia vegetale. Richiesta conoscenza di almeno 5 lingue parlate, 3 scritte e 2 mimate. Auto, moto, tir munito. Per consegne pizza a domicilio. Vuoi guadagnare 30.000 euro al mese rimanendo comodamente a casa tua? Noi abbiamo quello che fa per te. Ci arriva direttamente dalla Colombia. Questo deve essere artigianato locale. E roba di tappeti, roba costosa. Vuoi trovare un lavoro onesto dove guadagni il giusto lavorando il giusto? A. A Noè. Ecco, questo sembrerebbe il lavoro adatto a me. Cercasi superdotato. C'è poca fiducia in quella zona lì. Ci conosciamo già? Con resistenza al coito di almeno 3 ore. E me ne avanzano 10 minuti a me. Esperto in preliminari, taoismo e massaggi tantrici. No, questo ci vado, questo è il mio lavoro. Chiedere di Mario. No, non ci vado. No. Vuoi trovare un vero posto fisso? Chiamami, vendo l'oculo al cimitero. Quello è fisso, non te lo tocca più nessuno. Fufi! Ecco qua, questo è il mio cane Fufi, lo conosce? Ma... Lo conoscevate già? Lo sapete di che razza è? Che razza è, forse? Un bastardo? Fagli vedere quanto sei bastardo. Delle volte rimane appena bastardino. No, questo qua è una razza famosa, questo qua è un patchwork. I patchwork si riconoscono perché sono incroci. Questo è un incrocio tra un cane da tartufo e un cane da salvamento, che la buccia è fuori. Cioè. E questo qua trova il tartufo affogato, però. Hai capito? Fufi! Uff! Mamma mia, quanto è bello lui! Mamma mia, quanto è bello però, mamma! Quanto è bello lui, mamma mia, quanto è bello però, mamma mia! Si scioglie quando glielo dici. Bello lui, mamma mia, quanto è bello però, ma ogni volta lo fa, bello lui. È un bel cane questo, questo è un cane da concorso, Me ne ha vinto già parecchi, mi ha vinto il concorso alle poste e quello alle ferrovie. Adesso sta preparando quello per funzionario al ministero. Perché non ci provate anche voi, tanto prendono cani e porci. Wow. Ma è un cane ubbidiente, guardate qua. Fufi, seduto. Uof. Bravissimo. Fufi, in piedi. Uof. È più alto di me in piedi. Fufi, qua la zampa. Prrr. Sa fare anche la morra, Fufi, la morra. Sheila, oh tu, no. Uof. Ha vinto lui. C'era un periodo che lo stavo addestrando come cane poliziotto, di quelli che vanno in giro a trovare la droga. Però a lui gliela dovevo trovare io. Se no, non ne trovavo. Oh no, fuf, uof.
Guardate cosa fa, guarda cosa fa adesso. Guarda cosa fa adesso. Chi c'è Fufi, dove il gatto Fufi? Chi c'è Fufi, dove il gatto Fufi? Il gatto miau, dove il gatto miau? Chi c'è Fufi, dove miau? Non c'è nessuno, non c'è. Glielo faccio per farlo rincoglionire. Glielo faccio da quando è cucciolo, è bello rincoglionito adesso. Oh no, Fufi, Fufi. Guarda cosa c'ho, Fufi. Il bastoncino, Fufi, prendi il bastoncino, Fufi, bastoncino, Fufi, prendi il bastoncino, Fufi, il bastoncino, Fufi, prendi il bastoncino, Fufi, bastoncino, il bastoncino, il bastoncino, il bastoncino, il bastoncino, Fufi, bastoncino, il bastoncino, il bastoncino, il bastoncino, il bastoncino, Fufi, bastoncino. Lo tira lui e vado io. È una variante. Beh, noi adesso andiamo via perché la mamma ci avrà sicuramente preparato la cena. Non mia mamma, però sua mamma. Speriamo che stasera nella pasta non abbia messo anche i croccantini. Fufi! Wow. Come fa? No, si sente che c'è dell'energia alta. Bene, noi andremo avanti con il nostro spettacolo che, come avete potuto notare, è un insieme di personaggi, diciamo uno più decerebrato dell'altro. Ma noi abbiamo un'etica professionale, noi tanti anni facciamo questo mestiere, sono 25 anni, più di 25 anni, e abbiamo sempre avuto questa etica professionale, cioè noi non mettiamo in scena un personaggio che sia ridicolo soltanto per come è vestito. Ecco, questo noi non lo faremo mai. Noi questo... Ah! Ciao ragazzi! C'è sempre una prima volta. Scusi, lei è? Io sono Super Josh! Che carino questo ragazzo! Ciao! C'hai fame? No, grazie, abbiamo pranzato anche un certo appetito? No, abbiamo pranzato bene. Te lo assaggi un pezzo di pizzetta? Come ricevuto, grazie. Non... va bene, allora vediamo cosa succede qua col pubblico, dai. Cosa sta andando? E voilà. Cosa sta facendo, scusa? questa è la pizza a un metro. La pizza a un metro, questa qua. Pensavo che fosse per mantenere la distanza quella roba lì. No, è la pizza a un metro, nuovo servizio. La pizza, ciao. La pizza al centimetro. Al centimetro quadrato, c'hai fame? Te lo assaggio un pezzo di pizzetta. Ce l'ho anche al gusto funghi. Stuzzica la voglia. E che c'è rimasto solo il bordo in quella. La crosta è rimasta, vediamo un po'. A te quanto te ne faccio? Tom, metri e 10. Che sei meno interessante di lei. Allora, ciao! E non la continui, hai fame? Di la verità, te lo assaggio un pezzo di pizzetta. Ce l'ho anche al gusto, due capperi e un'acciughina. Niente, vabbè. Sei rimasto tu. Come ti chiami? Raffaele? Raffaele ha vinto un pezzo di pizzetta! Grande Raffaele! Applauso. Grande Raffaele, grande! Raffaele è il fortunato di oggi. Te la incarto o la consumi qua? La consumi lì. La consuma, lo sapevo che c'era un pubblico strano, guarda. Lo avevo figurato. Bene, il momento del concerto, vai! Molto bene, qua Super Josh eseguirà per voi il concerto di Natale. Ma gli strumenti, Super Josh? Sono incorporati. Ah. Ding, ding, ding.
arrivederci. Su questo momento vado sempre delle risatine un po' leggermente maliziose, come dire. Non ho capito perché, però. Comunque, adesso per andare avanti facciamo una piccola prova di applauso. Siete pochi ma buoni, vogliamo sentire un bel applauso, come se lo spettacolo fosse il più brutto che avete visto fino ad oggi. Quindi fischi e insulti, vai! Vai. Non avete capito un cazzo. Insomma, lo spettacolo fosse una merda. Se lo spettacolo è una merda, tu fischi e insulti, vai! Non ci è voluto molto a convincervi, però, adesso. Adesso facciamo una prova d'applauso, ma come se lo spettacolo fosse mediamente carino, niente d'eccezionale, proprio un applausino scrauso. Registralo questo, che poi lo metti, che era un applauso forte. Adesso facciamo una prova d'applauso, come se lo spettacolo fosse il più bello che avete visto fino ad oggi. Prego. Questo era il più falso dei tre, comunque, si avvertiva proprio. Ora per chiudere facciamo un piccolo applauso televisivo, sapete già com'è, io vi do il là, quando faccio così smettete di colpo. Pronti? Vai! Ce n'è un paio in ritardo, Ci riproviamo, Si sieda dietro. Ci riproviamo l'ultima volta. Lui? È lui? Sei stato tu? Ah, la sagoma. Sagoma. L'ultima volta, attenzione. Che bravi. Complimenti, siete tutti invitati alle prossime registrazioni. Tutti i giorni, venite tutti i giorni. Grazie, arrivederci. Oh, grazie, grazie. Adesso abbiamo un momento molto interessante, parleremo di finanza, di start-up e nuovi modi di fare impresa. Sono sicuro che a voi interessa tanto. Eravate venuti infatti stasera per imparare questo. E allora noi lo faremo con il nostro ospite, per il quale io vi chiedo un grandissimo applauso, così, tanto per cambiare. Oh, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera, lei è? Puddu. E di nome? Pu è il nome, Du è il cognome. Ma perché? A babbo piacevano i Pu, a mamma gli U2, è uscito Puddu. Puddu, va bene. Allora, signor Puddu, signor Puddu, lei cosa fa nella vita? Ma io sono coltivatore diritto. No, semmai lei è coltivatore diretto. Diritto, io scendo dalla macchina e vado diritto. Va diritto? Diritto, va. E dove? Al campo. Ah, al campo, quindi lei ha un campo, ecco, un terreno. Oh, diciamo, un appezzamento, diciamo, sì. Una striscia di terreno lunga 17 chilometri. 17 chilometri, Larga 20 centimetri. Ma come 20 centimetri? Se è una striscia. Ho capito, che ma in 20 centimetri cosa ci fai? Non ci puoi neanche camminare. Attento a non sconfinare che il vicino ti spara a sale. Ho capito, allora lei cosa ci ha fatto con questa striscia? Cosa ci ha fatto? Abbiamo riunito una piccola, come si chiamano queste cose che usa il governo adesso? Una commissione. Una commissione. Abbiamo fatto una piccola commissione, io e mio cugino. Ah, in due? In due. Abbiamo deciso, diciamo, mio cugino è venuto fuori con questa idea, ha detto pianta questi semi belli che ho portato da Amsterdam. Ah. Fanno un bel frangivento, madre. Ho capito, gliel'ha consigliato suo cugino, quindi suo cugino è il botanico. Non lui, la madre, lui è figlio di botanica proprio. Ah, ho capito, figlio di botanica. Quindi ha messo questi semi che ha portato da Amsterdam. E hanno fatto in 3 mesi un bel frangivento, piante alte, belle rigogliose, con un bel fiore resinoso, che fa un po' di mal di testa, come l'oleandro, devi stare attento. E quindi è andata bene, diciamo. È andata bene, solo che lei lo sa meglio di me. Cosa? In Sardegna c'è l'invidia. Cosa c'è in Sardegna? L'invidia. L'invidia? L'invidia. Ma cosa è successo? Mi hanno chiamato questi due ragazzi vestiti uguali
E come erano vestiti? Con questo completino grigio toppo con una striscetta gialla. Che all'inizio ho pensato, questi devono essere del Grande Fratello. Ma come sono venuti però? Con la macchina in pandan. Ah, con la panda sono venuti. Sono il Grande Fratello. Sono. Ah, del Grande, ma perché? Perché c'era scritto GDF. Ed erano del Grande Fratello? Non mi sembra, poi alla fine non mi è sembrato. Cosa gli hanno detto? Mi hanno detto lì. Lei lo sa che questo è proprio un campo stupefacente. Le ho detto, le ho trattate bene, ma perché lei ha delle piante di marijuana alte 3 metri? Perché le concimo? Vedi che delle volte basta avere la risposta pronta, eh? Ed è andato tutto bene, diciamo. È andato tutto bene dopo 4 anni di galera. Ah, ecco, allora così. Abbiamo cambiato il core business. Il core business. Abbiamo, diciamo, aperto una nuova startup. No, una startup. E adesso, diciamo, facciamo... In che ramo energia si colloca? Alternativa. Ah, energia alternativa. Certo, questo è molto importante oggigiorno. Quindi, per esempio, dei campi di pannelli fotovoltaici. No, il pannello non lo puoi mettere in 20 centimetri perché è solo verticale, sta. Ah. E il sole non lo prende. Non lo prende. E come avete risolto? Abbiamo allevato cricetti. Cioè? Gabbiette di cricetti, 17 chilometri di gabbiette abbiamo fatto. Cioè le gabbiette... Una impilata sull'altra. 17 chilometri? 17 chilometri, un muretto secco di cricetti ho fatto. Ho capito, ma l'energia elettrica da dove proviene? Il cricetto va nella ruota. Sì? Alla ruota tu attacchi la dinamo della bicicletta e quella produce energia. Ah, ma questo non è il fotovoltaico? No, questo è topovoltaico. Ah, il topo voltaico, complimenti. Quindi questa azienda sta andando bene. E diciamo, il primo anno le cose non stavano andando bene. No, infatti faticavano a ingranare, i topi mi producevano 15-16 euro 50 al mese di energia, una cagara. Una pochezza, diciamo. Una cagara, sì, una cagara. Beh, una start-up il primo anno, si sa, ma il secondo? Secondo anno abbiamo cambiato una cosettina, abbiamo svoltato. E cioè? Una cosettina abbiamo cambiato, abbiamo fatto 500 milioni di euro al mese di energia. No, cambiando una sola cosa. Una cosettina. No, e quale? Il mangime ai topi. No, è bastato. E cosa gli avete dato da mangiare? Cocaina li diamo adesso. Vanno che non smettono mai, cazzo, andende. Belli, no, sono belli. Complimenti. Ci vogliono idee. E quindi è andata bene stavolta. È andata bene dopo altri 8 anni di galera. Ma perché? Perché c'è la recidiva. Ah, pensavo il mangi. E anche l'invidia, c'è l'invidia. E quindi adesso? Adesso siamo tornati alla tradizione. E cioè? Pecore. Allevamento. Allevamento, cioè, di pecore. Ma le pecore non ci stanno nella striscia, è troppo piccolo. Queste sono pecore nane, sono così. Vanno anche di traverso nella striscia. Addirittura. E quante ne ha? 3. Ah, 3.000? No, 3. 3? 3, belle sono. Tutte e 3 vanno tutte dritte in fila indiana. Sì. Si girano. Per l'altra parte, belle sono. Ho capito, ma 3 pecore nane, cosa le producono 3 pecore nane? Queste mi fanno latte. Ho capito. Latte. Ma quanto? Un brick di latte al giorno fanno. Ognuna, le fa un brick piccolino. Piccolino così. Piccolino. E cosa ci fai con un brick di latte così? Ci macchi il caffè. Ah, monodose. Monodose. Ascolti, signor Pudù, ma come fa la pecora a fare direttamente il latte? Perché? Il Tetra Pak? Perché le diamo Tetra Pak da mangiare, compa. Okay. È per quello. Quindi fate anche, diciamo, riciclate. Ricicliamo quello che ci danno, roba radioattiva, quello che c'è, seppelliamo noi. Ma quello è riciclaggio, invece c'è una vera riciclate. No, proprio lo diamo da mangiare alle pecore. Ah, le pecore. Di notte si illuminano, sono belle anche da vedere. Immagino. Fanno una bella scenografia. Per Natale. Una volta è atterrato un aereo. La striscia luminosa, le lucettine, tac, te e poi le può usare anche, sono già dimensione presepe, diciamo, sono le può noleggiare. Beh, io devo andare adesso, no, perché c'ho gente che mi sta aspettando a casa. Cena, certo. No, sono ai domiciliari che mi stanno aspettando a casa. Arrivederci. Ora abbiamo un altro ospite, un ospite speciale che vi farà, diciamo, vi aiuterà a riconnettervi con un aspetto di noi che spesso neghiamo, al quale non crediamo, meglio, a volte c'è un po' di superstizione legata per esempio alla magia, ma poi però razionalmente non ci crediamo, ma non ci crediamo perché non abbiamo mai incontrato veramente un mago, veramente una persona che ha dei poteri, una persona che è in grado
di fare qualcosa con la magia, ma da oggi per voi cambierà tutto, perché sto per presentarvi niente po' di meno che il mago Sagazzu! Io sono il mago Sagazzu. Attraverso di me si va nei meandri dell'occulto. Io conosco i misteri della chiromanzia, della cartomanzia e sugunnu e siarua. Io conosco i misteri della chiaroveggenza, della preveggenza e degli scali a Malpensa in arrivo in partenza. Perché io sono il mago Sagazzu. E il mago Sagazzu sa, il mago Sagazzu vede, anche di sbiecco. Mago Sagazzu, voi, ora con i miei poteri magici farò entrare il tavolino del mago Sagazzu. Che entra il tavolino. Che entra il tavolino. Dall'altra parte dovevi entrare. Questo è il mio testimonial. Il suo testimonial. Il mago Sagazzu mi ha miracolato. Prima ero cieco, adesso cammino. Non è venuto bene quello. Pronti con la prima telefonata? Pronto, pizzeria Sagazzu? No, questo è il mago Sagazzu. Ascolti, me la fa una pizza semplice, però con l'aggiunta di doppia mozzarella di bufala, carciofini, olive, tonno, bresaola, bottarga, prosciutto cotto, prosciutto crudo, mortadella, salame inglese, poi non so cos'altro mi può aggiungere. Due caccole? Te le metto? E me le metta, dai. E me. Quando posso passare a prenderla? Anche subito, vieni, che due pizze te le do molto volentieri, vieni. Vengo subito? Mettiti il casco, però. Allora sto arrivando, C'è gente strana in giro. Pronti con il primo cliente? Io sono Mr. T! Con la sifilide. Si vede? Non so, sai per cosa sta la T, signor mago? Per Mr. T? Esatto, si capiva. Ma anche per quello che mi scorre nelle vene. Testosterone. Tubercolosi. Vabbè. Va bene, giovanotto, fermo, zitto, millami, ohia! Cosa è successo? Ho avuto una premonizione. Lo senti l'odore di incenso? Io veramente sento un odore un po' acre. Perché è incenso guasto. Ha preso la muffa. Ascolti, signor mago, me li fa i tarocchi? I tarocchi non te li posso fare, che non è stagione. Washington ho preso. E voi li faccia, dai. E voi due? Sì, dai. Dimmi, bello. Ascolti, l'oroscopo, me lo fa l'oroscopo? L'oroscopo del mago Sagazzu. Sì. No, mica segno sei. Allora. Non me lo dire che lo indovino, dimmelo però. Cosa? Che segno sei? Non me lo dire che lo indovino, dimmelo non dicendomelo. E come faccio a dirlo non dicendo? Mimalo. Allora, guardi, signor mago, io sono quello. Rifallo. Pesci. No, ma come pesci? Ero Sagittario!
al limite Capricorno, Tom. Al massimo sarà stata Ariete, cazzo, se fai così. Ariete. Non lasciare neanche, vabbè, scegliti un altro segno, vai. Ma come un altro segno? Mi deve fare il mio. Fattene un altro che ma poi... Ma perché non ce li ho? Te lo adatti poi, dai. Un altro? Se, dimmi un segno, vai. Di nuovo così? Da freddo, cosa vuoi? Che segno vuoi che ti faccio? Allora mi faccia questo, vai. Il cammello spastico non c'è nel... Allora, signor mago! Scegliti un segno dai, facile, a voi. Faccia vergine! No, vergine non ce l'abbiamo più nell'orologio. E perché? Stavo uscendo con toro e... No, non ha resistito. Non ho capito, allora mi faccia leone, dai. Bravo, che fa rima con? Covone. Oppure? Copertone. Con la co ci siamo? Cotone. Col... Va bene, l'oroscopo del mago sagace allucinante, la sfera del mago sagace si muove allucinante e non ce n'è fili, no, visto le è vero, non ce ne sono i fili. Tieni, mangiati un cioccolatino. Ah, grazie. Come sono? Ah, il sapore è un po' acre. Perché erano insieme agli incensi. Non sapevo io. Allora, leone. Sì. Sarà la settimana più bella della vostra vita. Sì. Tutto quello che avete sempre desiderato lo avrete. Sì. Sarete pieni di soldi da spendere in compagnia di tantissime donne, tantissimi amici. Sarà la settimana più bella della vostra vita. Sì. Godetevela. Certo. Godetevela sì. Però, perché sarà l'ultima. Ma come l'ultima? C'è scritto così. Ma sicuro? Beh. E adesso cosa facciamo? Paghiamo in contanti. Ah, ecco. Ascolti, perché allora... Ma cosa sta succedendo? Fermo. Zitto, Millomì. Millomì. Aia. Ma adesso ho capito, signor mago. Questa è un'altra premonizione. Questa era bella grossa, però. C'era anche tutto il fluido del mago. Doveva esserci appena appena di fluido. Difatti mi devo essere premonito addosso adesso. No, ma come? Appena appena. E allora? Allora adesso basta, basta lavare, basta cambiare la mutanda. Prima bisogna lavarla, cosa fa? Perché domani mi premunisco di nuovo, poi a me la mutanda piace così, croccante. La fa, prende la stende così. La prendo, la stende, lievemente dorata in superficie. Farà cric o farà croc? La mutanda Carasau. Esatto. Benissimo. Signor mago, me lo insegna a predire il futuro? Non aspettavo altro. A lei, imparerò a predire il fai futuro. Fai un passettino avanti. Sì, un passettino avanti. E il mago Sagasto ti insegnerà a predire il futuro. Sono contento, signor mago. Tu vuoi imparare a predire il futuro? Sì. Bravissimo, allora piegati a 90 gradi. Verso il pubblico, 90 gradi. Così, così bravo. Di più, di più che sei così. Alto. Di più che sei alto. Così. Divarica le gambucce. Ok. Bravi. Ci siamo. Prendi un bel respiro. Sì. Vai. Tu vuoi imparare a predire il futuro? Sì. Allora levati i pantaloni e mutande, forza. Ma signor mago, non è che lì poco a poco me la vuole tutta qua. Lo vedi che stai iniziando a predire il futuro? Ce l'ho fatta! Grazie, signor mago! Adesso prendo questo e mi apro uno studio mio. Apriti uno studio, bravissimo. Volete imparare a predire il futuro? Vai fuori, cosa vuoi imparare a predire il futuro? Non si sa mai, eh. Beh, adesso prima di andare via, tocca lì. La maledizione del mago Sagasto cadrà su di te. E non ti toccare che ti cado, no? Domani mattina ti sveglierai ed è già tanto. Esatto. Ma ce l'avrai così. E tu dirai: che culo, stiamo migliorando. Eccoci qua. Tra l'altro non ve l'avevamo detto, ma collegato al nostro spettacolo c'è un'iniziativa di beneficenza nella quale noi abbiamo messo la faccia, quindi una raccolta fondi che adesso faremo tra di noi, una volta che vi spostate all'uscita ci troverete là con un bel sacchetto, potrete dare un contributo. Non è la solita cosa farlocca, so che ce ne sono tante, ma questa è una cosa importante. Noi vi garantiamo che tutti i soldi che donerete andranno integralmente e direttamente ad aiutare dei giovani in difficoltà di Sassari a cambiare l'automobile. Veramente? Bene,
Grazie di essere stati con noi. Purtroppo adesso si è fatto molto tardi e tutti voi volete andare a casa, o se siete già a casa volete fare altro. Adesso tutti voi volete andare a casa. Ma noi sì. In alternativa potremmo fare un bis. Lo facciamo? Allora, non con questo entusiasmo che mi commuovo. Veramente, dai, provate, ognuno di voi deve muovere una sagoma di quelle che c'è a fianco, scuoterla, proviamo a simulare un po' di eccitazione. Facciamo il bis! Sì! Lo facciamo! Sì! Anche se voi sapete che il bis è un pezzo identico a uno che avete già visto. No. Lo volete diverso? Sì! E ci giriamo di spalle, meglio di così. Ora ci cambiamo e arriviamo, è un quarto d'ora, mezz'ora, niente di che. Ma io prendo tempo, ne fa. Siete mai stati a Sassari? Non vi siete persi niente. La verità si dica, una bella città, una bella città. Siamo gli unici in Sardegna a non avere il mare noi. Però ce lo portano il fine settimana. Da Porto Torres lo portano a Sassari. In macchina. Riempiono il cofano e lo portano. E è arrivato, meno male. Il cane lupo difende il territorio. Il Terranova è da salvamento. Mentre il Bassotto è perfetto come? Paraspiferi. Metti sotto. Intendo, i Bassotti sono l'incubo di? Zio Paperone. Affenpischer, Basset Town, Alaska Malamut, Akita Inu e Pagnuel Breton sono tutti? Mezze punte. Come è fatto lo spinone? Filtrinone e cartinone. Basenji? Ogni tenji. Ce l'hanno i boxer? L'elastico. Il Carlino come preferisce essere chiamato? Al telefono. Ha un brutto carattere e un comportamento sgradevole. È un esemplare che appartiene a quale famiglia? Alla tua. Ha reso famosi i Beagles. Let it be, let it be, let it be, let it be. Aschi? Aschi will answer, let it be. No, aschi, eh? Ach. Chow chow. Chow. Chow chow. Ti piace il San Bernardo? Preferisco la Bernarda. Allora, giovanotto, non ci siamo per niente. Se vuoi lavorare qua, devi conoscere le razze dei cani. A proposito, tu sei? Volpino la lavatrice. Molto piacere, Volpino la lavatrice. Allora, qua siamo al centro di addestramento Bau Bau Doyu, il posto più importante al mondo per quanto riguarda la cinofilia. E quindi siamo? A Hollywood. Ti do una mano. Qual è il migliore amico dell'uomo? Il bar. No, il migliore amico dell'uomo è? La PlayStation. No, allora, immagina la quattro zampe. No. Quando la donna non c'è, il migliore amico dell'uomo è? La mano. Il cane! Ah, il cane. Il cane, giovanotto, sappi che tantissimi vorrebbero lavorare con gli animali e tantissimi sono proprio qua fuori, capito? E sono perfetti per stare dietro a un cane. In altre parole? C'è la coda. Allora, nel nostro metodo devi sapere che è fondamentale il contatto. Per esempio, io sono stato a vivere per un mese intero con un pastore bergamasco a casa mia e dormiva sempre con me. Questo si chiama fare?
outing. Che outing? Allora, facciamo così. Ora ti faccio un test. O rispondi bene o ti sbatto nel recinto dei Doberman a controllargli la dentatura indossando dei guanti di salsiccia. Ma li mangiano poi. E non solo i guanti. Allora, giovanotto, qui al centro di addestramento Bau Bau Doyo abbiamo ormai raggiunto diverse nazioni all'estero, quindi per lavorare da noi è indispensabile conoscere le lingue straniere. Tu le conosci? Tutte. Esagerato. Anche il giapponese? Te lo giudo. Ma scritto o parlato? Mangiato. E il pakistano lo mastichi? Più che altro lo fumo. E il nepalese? Meno, perché è più raro quando non arriva. Imanal Aismek Vorikochuvum e Garbo. Chi sono? Quello del Signore degli Anelli. Legolas. E cosa mi dici in gallese? Hai dimestichezza con gli idiomi africani? Bogo bogo. Con quelli indiani? Cassi, cassi. Con quelli cinesi? Ci plovo. Con quelli dell'est? Ci riesco. Con quelli latinoamericani? Ci wawa. Parli turco? Metti due dita bagnate nella presa di corrente. E cosa c'entra? Ti ho chiesto se parli turco. Vai tranquillo, due parole in turco ti escono. E cosa sai di albanese? Che è siciliano, che ha fatto mai dire goal. Faccetto la qualunque. Ciao, bau, ciao, miau. Vabbè, bravo. Beh, però, giovanotto, oggigiorno, diciamo che almeno l'inglese bisogna masticarlo. Infatti non esco mai senza le mie chewing gums. What's your name? 28, a febbraio ne ho fatto. Where are you from? Yes. Oh, yes, I'm from. And the cat is? In the cul of everybody. Bene, l'inglese lo sai. Tigavarish Paruski. Segnatelo, sono tre quarti di vodka, due terzi di rum e quattro quinti di mirto rosso. Ma io ti ho chiesto se parli russo. Vai tranquillo, bevi quello, parli tutte le lingue che vuoi. E il linguaggio morse, lo conosci? Gna 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 gna. E allora se ti dico punto, linea, punto, 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 linea, linea, punto, secondo te cosa ne viene fuori? Un bel maglioncino. E se in siciliano ti dico acqua consigli e sale a chi ne domanda cinnidari, assai vali e poco costa a malu parrari, buona risposta. Cosa mi rispondi? Suca. Bravo, con le lingue ci siamo. Ma devi sapere che qui al centro di addestramento Bau Bau Doyo, nella valle dei veli, dopo un viale di viole, violerella villa. A cavallo di un cavillo e vili civillosi a levante leveran violenti violini come l'unte e velli, ma noi valenti di velto e la velo con una trivella leveremo i volti alla volta del valico. Volturando la vulva di valire con le valvole della volvo che laveremo invalidando il volo a vela e villeggiante valtrusta volta a volti nella vilente velcro degli ovili ovale, eventualmente velando la leva di livio, lavorando con livore rivoli di ravioli, i risvolti della rivalsa della rivolta di rivalta, avulsa di levis rivera il velo volgare del vile viallele. Tutto chiaro? Fidati. Allora, cosa metti al Labrador dopo averlo lavato? Il lucida Labrador. Una caratteristica dell'afgano? Gommoso. Cosa fai col Samoyedo la mattina? Lo puccio nel caffè e latte. Sapresti indicarmi una pensione da cani? La minima di mio nonno. Il cane da riporto è consigliato per un padrone? Calvo. Perché? Cosa succede se un chihuahua ha una zecca? Pesa il doppio. L'hai mai visto con una zecca? Se gliela attacchi muore. Non si sa quale dei due sia la zecca, tra l'altro. Per educarlo ci vuole pazienza. Succede che faccia i bisogni dove gli capita e non capisca quello che gli stai chiedendo. Chi è? Un adolescente al rientro alla discoteca.
Allora, se il cane ti riporta il bastone, tu cosa fai? Come ti comporti? Non glielo cambio, se no lo scontrino. Ma per favore, giovanotto. Tu di cani non capisci un gatto, giovanotto. Non capisco un gatto. Invece devi... Un gatto, cioè, devi sapere che io al mio schnauzer, come prima cosa, gli ho insegnato a fare lo sitz. E tu sai come? Ah, però è il prosecco. No. Quando dici sitz, il cane si siede. Mm. Mentre cosa, invece, per farlo sdraiare, cosa ci vuole? Un filo ferro. E si sdraia. Allora, facciamo così, giovanotto, ultima possibilità. Se non sai educare il tuo cane, vendono una scatolina che gli dà una scossa di elettricità statica quando non obbedisce ai comandi. A quale altro animale sarebbe consigliabile applicarla? A quello che l'ha inventata. Esatto. Grazie! Grazie! Michele! Grazie! Stefano! Fino agli anticorpi, grazie a tutti, grazie per essere stati con noi. Grazie. Ci vediamo domani sempre a quest'ora, sempre qua. No, 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 abbiamo il volo domani mattina. No. Grazie, allora. Ci vediamo grazie sul volo domani mattina. Ciao! Ciao a tutti. Buonanotte, ciao. Buona serata.